seconda è, parla di un viaggio, Brasil. È un viaggio ovviamente che viene prima della serenata, visto che stiamo andando indietro nel tempo. È il viaggio che ha portato questo signore in giro per il mondo. Bravo! Ciccio Svero! È un viaggio che descrive quello che vede un turista, in questo caso un turista calabrese, anche un po' ricco, un po' pacchiano anche. E quello che vede nei bassi fondi è quello che vede dell'opulenza falsa che viene mostrata in Brasile, che in realtà è un paese povero, con molti problemi e molte somiglianze al nostro sud. Questo è Brasil, che non è Brasil. La Brasil non è quello. È un altro. È un altro Brasil. Vivere in una nazione grande quanto un continente è una bella situazione. Non ti manca quasi niente. Con la sua burocrazia, le sue feste nella sera, assomiglia a casa mia, un po' più di capoeira, assomiglia a casa mia, quella dove sono nato, dove tra un ufficio e l'altro, sei più saggio di invecchiato, sembra proprio casa mia, con la crisi galoppante, tu galoppa un po' più in fretta. Ultima frase era in brasiliano, per questo non l'avete capito.